circa 20 secondi di intro come vuoi tu. Minchia, 20 secondi sono tanti, fra. Hai libera interpretazione del Waila, basta che sia una bella idea. Waila. Waila! Naturalmente grazie a Rix per questo intro, ma io ti ricordo di arrivare fino alla fine del video perché c'è una sorpresa, ma anche perché il viaggio è soltanto appena iniziato. Vi lascio al video. Quindi direi che è arrivato il momento di ricostruire l'evento più antico dell'intera storia Pokémon, la creazione dell'universo e l'ascesa della creatura originaria. Ma se la creatura originaria non fosse stata da sola al momento della creazione? Cominciando dal nulla, in principio c'era il caos. Un tumulto senza tempo e senza spazio. E nel centro di questo caos, quando tutto divenne una cosa sola, comparve un uovo. Caduto dal vortice, l'uovo diede vita alla creatura originaria. Da qui ebbe origine l'universo Pokémon. Una descrizione di Arceus racconta di come abbia formato l'universo con le sue mille mani, ma direi che c'è una distinzione molto importante che è arrivato il momento di fare. Arceus e la creatura originaria sono due cose completamente diverse. Arceus è come un emissario divino, o come una parte distaccatasi dalla creatura originaria, quindi molto più debole. Infatti, sicuramente la descrizione di poco fa si riferiva alla creatura originaria e non ad Arceus, e di conseguenza le sue mille mani, citate, sicuramente non erano intese nel loro significato normale della parola, bensì come modo di citare degli aiutanti. Beh, naturalmente li hanno una. Pensateci un attimo, c'è solo una forma di vita che esiste dall'inizio di tutto, ma al contempo delle origini sconosciute. Esattamente, proprio l'hanno una. Quindi possiamo dire con quasi certezza che la creatura originaria non è un po' semplice, ma una specie di fusione esattamente come quella tra Calyrex e due cavalli. Due menti separate, ma unite in un solo corpo. E allora, dopo aver sconfitto i giganti, creato le lastre, le rovine Sinjo, la creatura originaria, generò per la prima volta delle creature, e da loro iniziò a formarsi l'universo. Dalla creatura originale, poi, vennero generati due esseri. Il tempo cominciò a scorrere, e lo spazio cominciò ad espandersi. Quindi vennero creati Dialga, signore del tempo, Palkia, signore dello spazio, per bilanciare l'universo venne generato anche Giratina, che controlla l'antimateria. Successivamente la creatura originaria creò altre forme di vita. E allora, dopo che la creatura originaria generò Azelf, Mesprit, Eusi, Dialga, Palkia e anche Giratina, e aveva sconfitto i giganti. I due esseri espressero un desiderio, da loro nacque la materia. Le tre forme di vita espressero un desiderio e da loro nacque lo spirito. Così, dopo aver creato materia... Oh, Pokan, quante cose sono da pensare, da vedere. Gesù bambino qui non c'è. Così, dopo aver creato spazio, tempo, materia, antimateria e spirito, e aver infuso le lastre del potere dei giganti sconfitti, la creatura originaria cadde in un sonno profondo. Naturalmente l'episodio finisce qui, iscrivetevi, lasciate un like, io vi dico, ci vediamo nel secondo episodio di questa serie. Direi che è arrivato il momento di svelare alcuni misteri del popolo del mare. Certamente ringraziamo Rixel per questa sua comparsa in questo video, iscrivetevi pure a lui, mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video o nei commenti sotto al video.